on father, what do i have to do? nazi fascism is still a competitive economic model. Silbu, then you want to hear this? with all due respect, to Silvio, you are over. see that you are over. sorry for saying that. you are not worth a dick of a perforated dick. oh. brothers, allow me to introduce you the new national currency of italy. The Italian public debt. What we did in the 80s, yes, nobody yet knows, because the 80s are never finished. Yes, sir. New cream of garnier with leaves. What leaves? Neck le leaves, leaves, leaves in general. Oh, great gods of the Olympus! We covered your ass for 2,000 years with this fake monotheism. But now, please, come back to help. And mother, how she is? She's, She's out so of her fucking hard. mind, you know that. Here, we shall overcome. We shall overcome. With the foundation of the enemy. And now, the continuation. Ah! Oh. Ah! Ah! Ma perché? Perché distruggete tutto? Perché massacrate tutta questa povera gente? Ma ce l'avete chiamato voi? Ah! No. Ma che da davvero, davvero? Scusi. Cos'è il cazzo? Quanti siete in famiglia? Quattro. E mo'? Tre. Ah, allora li sapete fare i conti. Dopo. Dopo, sempre dopo li sapete fare. Invece da aiutare. Eh? C'è un precario che si è nascosto là dietro. Quando finimo. Quando finimo! Ci ho messo molto a farmi un'opinione sul governo Monti. Alcune cose mi sembravano giuste, altre profondamente ingiuste. Sono rimasto indeciso fino ad oggi. Poi finalmente ho trovato la sintesi e la mia opinione è questa. Sono degli eroi, stanno risanando questo paese. Bastardi, ma chi ce li ha mandati? È un colpo di stato, dimissioni subito. Ci state mandando verso il baratro. Quindi bravo Monti, brava Fornero, continuate così con coraggio e fermezza. Ma chi rappresenti? Ma chi ti ha votato? Derubate i poveracci, quelli che hanno sempre pagato e non toccate la casta, fascisti, nazisti, che Dio vi benedica. Ma ricordiamoci che c'era prima, finalmente qualcuno che ha veramente a cuore questo paese. Dovremmo fargli un monumento. Bravi, spero che governiate per altri dieci anni. Elezioni subito o veniamo sotto quei forconi. Sì, d'accordo, devo ancora lavorarci un po'. E eh, misa, comunque buonasera. Buonasera, ti ho salutato prima. No, buonasera al pubblico. Buonasera. Di Monti non ne sapevamo molto, ma partiva con le carte in regola. Era l'uomo che ha fatto il culo alla Microsoft e se l'ho fatto a loro poteva farlo anche a noi. Infatti siamo in recessione, verso la fine, l'economia si abita, tutto si ferma. A cosa serve tutto questo? Monti non è sobrio, è che regge meglio l'alcol. Tuttavia Monti gode ancora di un certo consenso, grazie a un fattore che nel linguaggio tecnico dei sondaggisti si chiama sindrome di Norimberga. E inoltre ha dichiarato che terminato il suo compito non intende continuare a governare questo Paese, anche perché dopo da governare resterà ben poco. Malgrado sia ormai ovvio per tutti che siano sbagliate, insistiamo con le ricette liberiste che ci hanno portato fin qui. Perché, conoscete il detto, solo ripetendo sempre gli stessi errori si impara ad eseguirli alla perfezione. Ma non possiamo certo prendercela con Monti. La colpa non è sua. La crisi viene da prima, viene da lontano, è globale, non c'è nessun colpevole, siamo tutti colpevoli. Diciamoci la verità: l'homo sapiens ha deluso. Ma la crisi era inevitabile? Per la verità, alcuni economisti, nei loro libri, avevano cercato di avvertirci, ma chissà perché non sono stati creduti, come dimostra questa intervista di qualche anno fa. Tremonti, scrittore, eh, nel suo ultimo libro lei fa un'analisi della situazione italiana. E sostiene delle tesi molto estreme e direi appassionate sulla crisi dell'economia finanziaria, sulle banche, sul mondo del lavoro? Uh, la prima cosa è il lavoro. Eh, prima di ogni problema c'è quello del lavoro. Eh, la situazione dei precari è disumana, è indegna di un paese civile. Il lavoro è un diritto, eh, lo dice il terzo articolo della Costituzione. Uh, vede, uh, sì. prima il denaro era solo un mezzo per scambiare la merce. Poi il denaro stesso è diventato una merce. Poi gli uomini sono diventati una merce. Ora tutto è merce. Dobbiamo ribellarci. Uh, porca puttana, uh, dobbiamo ristabilire che la dignità degli uomini e del lavoro è un valore che non si può mercificare. Prima vengono i diritti. Sure. Dobbiamo creare posti di lavoro, eh, garantire il diritto allo studio, dobbiamo investire nella scuola, investire nella ricerca, nella sanità. È lì che dobbiamo spendere, eh, sui giovani. La cultura la formazione scientifica sono le vere ricchezze di questo Paese. E poi eguaglianza sociale, solidarietà, basta quei condoni, basta scudi, lotta senza quartiere all'evasione fiscale. Senta, io sono sbalordito. Lei dice delle cose sorprendenti e completamente in contraddizione con la politica di questo Governo. Ma e allora la legge di mercato? Uh, fanculo, fanculo, fanculo il mercato, fanculo la finanza. Prima vengono le persone, i loro bisogni, la democrazia, riprendiamoci le nostre vite. Uh, il mercato è uno strumento che dobbiamo usare per far crescere la nostra economia per migliorare la qualità della vita, per dare un futuro migliore ai nostri figli, non per diventarne degli schiavi. Ciao Ciccio, Se io non vado al non... Consiglio dei Ministri, ci becchiamo più tardi. Sì, ciao. Se noi non cambiamo... Ma, l... Scusi, ma lei è un fratello gemello? Sì, è mio fratello, meno stronzo. フフ <music> Qualcuno dice che il governo Monti è stato un golpe, è un attacco alla democrazia. Qualcuno sostiene di no. Io credo che la verità sia nel mezzo. Questi tecnici erano partiti veramente con l'intenzione di attaccare la democrazia, ma non ne hanno trovato traccia. L'unico partito che poteva legittimamente vincere le elezioni e governare era il PD, che oggi applaude Hollande, ma loro non se la sono sentita. Immaginate uno stuntman che dice: Io faccio tutto tranne le scene pericolose. Infatti, malgrado qualche successo derivato principalmente dal crollo della destra, il PD convince poco. Poi c'è un fenomeno a parte che è il mistero delle primarie. E allora siamo arrivati veramente alla fine di questo ultimo bellissimo incontro con i nostri candidati, Gruzzi, Frezzetta, Bazzoni e Castagnaro. Io direi facciamo un ultimissimo giro di interventi proprio telegrafici se riuscite, e poi subito la votazione. Gruzzi. Ripartiamo dalla cultura. Il cinema a Macchiola non deve chiudere. Gli studenti hanno bisogno di un posto dove fare attività. Facciamolo diventare un centro culturale vero. Frezzetta. Allora, Torneggio è una città vitale che è visitata ogni anno da migliaia di turisti. Dobbiamo adeguare le strutture alberghiere e creare un ampio parcheggio per i pullman. Bazzoni. Il problema di Torneggio è che non è stata risolta la viabilità d'ingresso in Porta Vecchia e Largo Bazzelli. Partirei da lì per rendere il centro più vivibile. Castagnaro. Dobbiamo partire dalle alleanze sul territorio e dai movimenti giovanili per riportare la vita nella città e fare la pista ciclabile. Allora, solo un bitter, un succo d'aranza, due caffè e un'acqua minerale. Bravo! La Lega ha quasi finito di fare pulizia, restano due centraliniste e la donna di servizio. E noi vogliamo dimostrare ai nostri elettori e a tanti bravi militanti che siamo puliti perché ci sono sempre delle mele marce nei partiti, ma qui sta la differenza con gli altri, che siamo noi per primi a chiedere l'intervento della magistratura, noi non aspettiamo gli avvisi di garanzia, no, siamo noi a chiedere alla magistratura. Di fare chiarezza! Adotto, se ne faccia una ragione! Gli hanno dato dieci anni. Dieci. Lo so, so. so. Eh, lo so, sono quattro giorni che sei arrivato, non ti sei stato zitto mai. Oh. Mai, manca la notte. Hai ragione, caro. Eh, hai ragione, caro. Lo sai perché sto dentro io? No. Per stragi. Bravo, bravo. Eh. Che c'è, non ti piace? No, no, è buono veramente, veramente. Beh. Che io poi per amicizia sono uno difficile, non è che faccio confidenza facile. Sono passati vent'anni da Tangentopoli. Tutti abbiamo impressa nella memoria l'immagine di Craxi che esce dallo Rafael, il lancio delle monetine, la scorta che lo spinge in macchina e gli impedisce di raccoglierle. Che cosa è cambiato oggi? Che oggi, quando un politico ruba così tanto, a un certo punto deve dimettersi per senso di responsabilità, perché seguire e investire tutti questi soldi diventa così impegnativo che non c'è più spazio per la politica. Che cosa rimproveriamo oggi ai magistrati di Mani Pulite? Di non aver fatto un culo così al PC. Non avevate prove? Dovevate inventarvele. Avete commesso tanti abusi, mandato in galera tanta gente che poi è risultata innocente. Che cosa ci voleva? Ma il caso Tortola non vi ha insegnato niente? Si trovava un testimone, se ne pigliavano un paio di quelli grossi, si mandavano in galera e poi magari un anno dopo si diceva: Ah, dalena! Ho oh, capito Dalema, ci scusi tanto, lei è libero. Tu sei pazzo, senti a me. Ma intanto la prima Repubblica sarebbe stata battuta tutta insieme, senza distinguo, senza sospetti, nessuno avrebbe gridato alle toghe rosse, Berlusconi non sarebbe sceso in campo per difendere l'Italia dal golpe delle sinistre, Bossi sarebbe rimasto a casa sua, Fini non sarebbe diventato schizofrenico, chissà cosa sarebbe successo. Magari sarebbe uscito qualcosa di nuovo, delle belle liste civiche. Magari avremmo avuto qualche governicchio scemo, qualche ecologista lagnoso. Ma non ci sarebbero toccati questi vent'anni di stillicidio, di ladri e di mignotte che ci hanno portato fino a qui. Io mi dissocio completamente da quello che stai dicendo. Vabbè, vabbè. Questi anni ci hanno rincoglionito, ci hanno drogato, non ci hanno fatto capire che cosa stava intanto succedendo fuori nel mondo. Era come se fossimo sotto psicofarmaci. E poi sono finiti di colpo. Ora, ogni bravo psichiatra sa che fa male interromperli da un giorno all'altro. Bisogna scalare per un periodo, ridurre, ridurre piano piano, fino a che non si possono togliere. Se Berlusconi avesse davvero avuto a cuore il bene degli italiani, non se ne sarebbe andato via così. Avrebbe detto da tre cazzate al giorno, a due, a una, a una settimana, eccetera. Non tutti sono in grado di adattarsi così da giorno alla notte. E per questo alcuni vecchi comici anti-berlusconiani oggi vengono trattati come i reduci del Vietnam. Rambo, mi senti? Rambo, qui colonnello Trautman. Colonnello Trautman chiama Rambo. Trautman chiama Rambo, rispondi Rambo, lo so che sei qui. Dove sei figliolo? Rambo dove sei? Rispondimi Rambo. Compagnia della Satira risveglio delle coscienze. Rambo, Bazzoni, Loffa, Marazzani, il mago Fancina, i gemelli Cognatangelo, Trio Matteoli, Celentino e Maria Pau. Se ne sono andati tutti, signore. Sono rimasto solo io. Anche Celentino? Ha mollato anche lui, signore. Ha fatto domanda come ausiliario del traffico. Devi arrenderti, Rambo. La guerra è finita. Berlusconi se n'è andato. È finita. È finita, dannazione. È finita! Non è finito niente! Niente! Non è l'interruttore che si spegne. Non era la mia guerra. Lei me l'ha chiesto, non gliel'ho chiesto io. Io facevo il mimo. Facevo i monologhi sul traffico. Ma lei mi disse, se oggi non fai satira politica non c'è nessuno. E io l'ho fatto. 150 battute sulla Garfagna, 215 su Brunetta, 326 su Previti e Dellutri. Poi quello se n'è andato da solo, per lo spread, e ha fatto anche bella figura. E poi non se n'è ne neanche andato veramente, sta ancora lì. Loro si sono messi tutti d'accordo e a noi si trattano come delle merde. Sono dei momenti brutti per tutti. Ma ora la vita continua. Per lei forse. Lei si è alleato con beppe caschetto e fa i soldi a palate. Ma io cosa faccio? Dove vado? Non mi vuole più nessuno. Io due anni fa guidavo i movimenti, aprivo il primo maggio, citavo Pasolini a sproposito, facevo la Gelmini, facevo stracotagno. Oggi non riesco neanche a vendere una serata a 500 euro. Ma perché? Perché? Dove sono finiti tutti i miei amici? Dove sono finiti tutti i politici che ci invitavano alle campagne elettorali? Dove sono finiti tutti i giornali che ci sostenevano quando gli faceva comodo? Facevi un gioco di parole da scuola elementare e finivi sempre sulla prima pagina. E oggi invece scrivono, siete vecchi, fate pena, ridateci il monoscopio. Che cosa devo fare? Che cosa devo fare? <ride> Che cos'è lo spread, signore? Non lo so, figliolo. Nessuno lo sa. Stranco d'anno e se ti erre a io. Perché tanto odio? Perché per decenni la sinistra ha occupato militarmente il cinema, la cultura, la televisione, impedendo a tutti gli altri di esprimersi, propagandando questo falso mito che la destra non fosse in grado di combinare nulla. La sinistra e i radical chic, con la loro retorica, con i loro piagnistei, per cui vi hanno fatto ascoltare fino alla morte Giovanna Marini, le mondine e i canti del proletariato, ma non avete mai potuto sapere cosa c'era dall'altra parte. Ad esempio? tutta la tradizione popolare dei canti dell'olgiata. Ma come parli? Lasciami fare. E liolioli, la donna di servizio non fa mai bene ai vetri e come esco di casa va a guardare la tv. L'ha presa per l'orecchio e gli ha dato due ceffoni perché deve imparare che cos'è la servitù. L'ho presa per l'orecchio e le ho dato due ceffoni perché deve imparare che cos'è la servitù. Avevo un cashmere nel salone degli armadi. Un giorno guarda caso non lo ritrovavo. Ma guarda, la negra spaventata me lo fa ricomparire. Signore glielo giuro, guarderà proprio qua giù. La negra spaventata me lo fa ricomparire. Gli ho dato due ceffoni così non ci prova più. E io io là, non ti pago i contributi. Non hai imparato che cos'è la servitù Egnoliola eh, non, non ti pago i contributi Finché non hai imparato che cos'è la servitù Ladra I canti dell'oggiata, vent'anni di canzone italiana Contro le donne di servizio Oggi rimasterizzati in una nuova raccolta Con più grandi successi La serva Le ritree cucinano male L'ho costretta a lasciare il fidanzato Ti rimando ad Oristano non è vero che la tazza era già sbeccata. Non ti pago i contributi. Hai fatto ammalare il cannetto pipì. A soli 8,99. Che mondo lasciamo ai nostri figli? Beh, cominciamo a dire che a me e i miei non mi hanno lasciato nessun mondo. Una vecchia 126 scassate e due poltrone sfondate di nonna. Dunque, qualunque mondo ti lasci, sono sempre 5 continenti 5 e tanta tanta acqua e mezzo. Ma che stai a dire? Lo so io. Molti si chiedono perché dovremmo pagare tutte queste tasse senza che lo Stato dia in cambio nulla. Beh, è semplice, il nulla non è più gratis. I servizi che prima non avevate, scuole, strade, eccetera, oggi non potete pretendere di continuare a non averli pagando le stesse tasse di prima. Ma poi un bel giorno arriverà la crescita. Qualcuno ha chiesto a Monti, Presidente, ma quali sono le misure per la crescita? Ha risposto, i millimetri. Per le riforme non aspettatevi molto e le novità per ora sono poche. Oggi a un giovane per aprire un'attività basterà un euro, che è anche più o meno tutto quello che una banca sarà disposta a prestargli. Monti rinuncia all'auto blu e sceglie una carrozza trainata da quattro conigli neri. La Fornero è sempre disponibile ad ascoltare le parti sociali. Anzi, dice, fatemi un nastro che poi me lo sento in treno. Io in questi anni ho firmato decine di petizioni per la riforma elettorale, per ridare la RAI ai cittadini, per le coppie di fatto, per i tagli alla politica. Non sono servita a niente, ma ora ho una firma più scorrevole. Ma voi ragazzi, non smettete mai di lottare, mai, mai, mai. È comunque un esercizio aerobico. Sono stato sceso sulla dera per riparare i torti e trionfare a giustizia. Ma più mi dentro alle vicende mortali e meno ci capisco. Tutto è corrotto, ogni arvaggio dà la colpa a quello di prima. Ognuno fa i sacrifici con coi sordi dell'altro. ti danno appuntamenti e non si presentano. A volte il dubbio, ritornamenti mi assali. Padre, che cosa devo fare? A figlio mio, e un che ti ho mandato e qui preciso ti ritrovo. Che ti hanno messo i canasci. Quale angoscia alberga il tuo cuore? Dimmela che se ti racconti i miei fumo Oh O grande Dio! Mi aggiro in queste lande desolate senza niente particolarmente combinare! Tutti i poteri di me superoi nulla possono contro questa cupa corta d'incertezza! Più che altro mi barca meno! Abbarca a Rimi? Me barca meno! Te sento e non ti sento. Aniene, figlio di Tisse e di Dena, la razza umana stanno di fronte a quella che in grossa definitivo si può chiamare una crisi ipocale. Hanno speso tutti i giorni, non gli riesce più a spezzare. Sei stato sceso di sotto con un compito ben preciso. Aiutali, Perché esiti? Oh, noi siamo dei seri, noi non siamo i greci, Gente che magna solo arpiffero e poi viene a piangere. Lo so, padre, ma il compito è arduo! E chi è? Arduo! Arduo! E pia da serotonina. Padre, qui ci capisco e non ci capisco! A volte dubito di tutto! Dubiti forse pure che di tuo padre? No, per carità! Hai detto tutto? Tutto so pure io! Anzi, so proprio io! No, dicevo così! Io sono quel che d'è! e i principi a fine da discussioni io sono ciò che sta ma che non sta come il caduco o tipo beh, un tipo caduco oh so so io sono il soprattutto l'essenza la pazienza dell'essere io sono avurà io sono abrudaiya io sono ciò che i greci chiamavano tamadè il mare che viene dal mare hai fatto questo sforzo io sono batrana lo so, padre, perdonati! Padre, a sapesse so tuo padre, perché pure tua madre è il principio di tutte le cose e a volte principia da sola. Scusate, padre! I cinesi mi rappresentavano con due croci arrampicate su un fiore di loto. Beh, non mi stava bene. Non rende l'idea, non rende l'idea per niente. Credimi, non è pregiudizio di cortura e che a me proprio quei due crocette non mi significavano un cazzo. Avete ragione, padre! Ma non stavo a dubitare! Io sono la prova ontologica di se stesso! Non stavo a dubitare! No, non mi hai fatto venire dubbio a me. Dimostrami che esisto veramente. Come non esistete? Voi siete il creatore assoluto di questo mondo e di quell'altro! Perché? Te m'hai visto a creare? No, ma mi hanno raccontato! E tu a bocchi, babbalù! Padre, è il fatto stesso che mi parlate. Vuol dire che esisti. Sì, ciao. Come sei ingenuo. abbiamo sbagliato a fatte fare scuole private. Vabbè, non lo so se esisto veramente. So' agnostico. Perdonate, padre, ma a livello di pratico, che cosa devo fare? Agisci presto, Niene. Ricorditi, noi non contiamo l'anni come i mortali. Da noi passato, presente e futuro sono la stessa cosa. Per questo ci va male la roba. Essi invece vivono un tempo lineare e se se lo scordano, io lo ricorderei bollette. Agisci presto, aliene. Usi i poderi. Il martello che ti ho dato è di grande valore. Non ti fa prendere Equitalia. No, padre, lo difenderò con la mia stessa vita. Sì, vedrai come si impressionano. Usi i poderi, o oh, potente signore del tuono. Ma ricorda, ci sono dei limiti. La lupa è generosa, ma non può allattare la rana. Perché sarta? A lupa salta. No, a rana! A rana salta. Sì, sì, c'è ragione. C'hai ragione al 100%. Grazie, padri. Non devi ringraziarmi a niente. Sei mio figlio. Il tuo spirito è puro. Io t'ho un parato. Tuo fratello, invece, è un mezzo delinquente e non è degno di albrecare gli dèi. Ha rubato lo scettro de' buona nonna. Ha occupato il teatro Valhalla. Presenta dei rimborsi spesa esagerati. Maledetto! Numi al cielo, trattenete la mia ira! gira sempre con sto cane, cebu, e il cane a tre testi e tre palette dopo per pulì. Banditelo, Levate le chiavi del cancello dorato! Da mo che si è fatta la copia. Maledetto! Scatenerò contro a diegli! E il potere d'arduono! Bravo, musica si casca a corpa tua. Lascia verde, è ammanicatissimo. È indegno, padre! È indegno a tutti i livelli! Non dire così di tuo fratello. È sempre sangue del tuo sangue. Scusate! È una merda, è una merda che parla. Ricorda Niene, ricordi di come tutto è iniziato. All'alba dei tempi c'era Disse e Dena, dia della terra, delle piante e del cucito a mano. Poi, dal solito albero frascico, si generò Morgano, deo abusivo e signore dei carciofi. Egli generò i semidei alla frutta ed essi generarono l'uomo, che è creatura altamente imprecisa. All'inizio, il ciclo della donna era uguale per tutti: partiva al 25 e finiva al 30. Poi hanno cominciato a fare ognuna come gli pare. Padre, ma che c'entra? C'entra? È tuo padre che te lo ordina che c'entra. Ieri sei andato in discoteca. Non ci volevo, padre, mi ci hanno portato. Io ti vedo, aniene. Ti vedo e sento tutto. Una musica che non si può neanche chiamare tale. Bu 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 bu, sono solo suoni agneni. Distinguili come tali. Sì, Padre Celesti! Sì. E chi è Zora 91? È un'amica di Facebook, manca una vista in faccia! Non devi ci con i mortali. Ma non c'è certo, padre, sono una morta, per la curiosità! E comunque 91 non sono l'anni, sono i chili. Voi tutto vedete da lassù! E c'è poco, è una botte che non ci si crede. Ho capito, padre! Devo rimanere puro, come mia sorella! No, tu sorella è un discorso diverso, sai. Non è la purezza, è che è cagionevole decore. Chi se la calza rischia di ritrovarsi sopra una salma. Cerca di penetrare l'essenza delle cose, niene. Qual è, per esempio, l'essenza del tavolo? Che è marrone? No, perché anche a merda è marrone, e mica in tavolo. Che ha quattro zampe? No, perché anche il sorcio ha quattro zampe, e mica in tavolo. E se ci metti sopra la roba, se la mangia lui. E poi perché non ci stanno tavoli con tre zampi? A Davide. A Davide. E con due? A Davide pure. Perché al limite devo pure vincere i zampi? Casca. E pazienza. È un tavolo fatto male, ma è sempre un tavolo. Padre, te seguo e non te seguo. No, no, è tutto chiaro. Magari mi sono spiegato male io. Me ho scritto tutto su un foglietto. Non c'è più. Ma tu, madre, c'è questa maniera di rimettere tutto in ordine tutto tranne la testa sua gli fanno quei pasticchi? a sapello li tira fuori dalla scatola e poi li, li a posto aniene mo te saluto ma ricorditi ricorditi quello che ti insegnato quando sei indeciso tra il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto concentrati sulle posate Sì, padre e segui sempre il tuo cuore ti già fatto il discorso del cuore e... e allora va figlio mio e so due Combi il tuo destino, sarvali, realizza la profezia del coso. Quando tornerai, berremo l'ambrosia dei teschi del grande cervo. Se poi ritroviamo i bicchieri pure meglio. Sì, padri! si fa fatto il volare lui. E attento, Nieni, anche gli dei marvaggi mandano a gente di sotto. Guardati dal dio Burano, che trasforma tutti in pupazzi di vetro. Per altro orrendi, Guardati dalla strega Bagagliaia. Cerca l'aiuto degli dei di Tivoli. Ma non cercare l'aiuto dell'altro supereroi, Mai, specialmente i superoi italiani. Ricorditi, niene, ogni superoe c'ha il senso della giustizia del paese suo. Ah! Eh, guarda laggiù. Un uomo sta commettendo un crimine. Dobbiamo fermarlo. No, è troppo grosso. Piamo solo quell'altro. <totipo> Nuove sconvolgenti rivelazioni dal CERN. La luce va sola a 40 all'ora. Ah no, scusate, l'orologio di Massimo che è rotto. Il concorso esterno in associazione mafiosa non è più un valido capo di imputazione, ma finalmente un vero concorso con 500 posti disponibili. I candidati dovranno presentare domanda entro e non oltre il 30 giugno. Guarda che non siamo ancora in onda, c'è un ultimo spot e poi tocca a noi. Ah, perché la luce della telecamera era accesa. Sì, è l'antifurto, se no se la fregano. Quando sono a tavola con gli altri, non riesco a capire bene quello che dicono. Le parole mi arrivano confuse, ovattate. A volte mi sembra come di essere isolato. La sordità non è più un problema. Da oggi, con i nuovi apparecchi Easyphone, lei potrà finalmente. Oddio! Problemi di alitosi? Da oggi, risolveteli in un attimo con alitos. Problemi di. La crisi colpisce duramente le fasce più deboli, ma doppiamente chi già prima era in difficoltà con la vita. Vi presentiamo adesso un caso drammatico, quello di un giovane, un ragazzo padre, il signor eh, Lorenzo, che è separato, disoccupato, senza alcun aiuto sociale, che dopo la separazione è stato costretto a tornare a vivere dalla madre, pensionata, e in più deve versare l'assegno di mantenimento all'ex moglie per il figlio e occuparsene nei fine settimana, figlio che ci dice purtroppo... Anche qualche problema. Ecco, non so se ci siamo. Buonasera, buonasera. buonasera. Questo è suo figlio, come si chiama? Eh, Luco. Luco? Eh. È un nome strano, da dove viene? Dal padre di lei. Che si chiamava eh. Luco? Che pippa eh. sceglie i nomi. E dove siete adesso? Eh, siamo al centro di commerciale, sto a cime. Ah, che bello! Che cosa andate a vedere? Eh, Tassone! Trasforma la siale, ah. la macchina del male, rosso, scappigerà! Che cos'è? si sente eh. male? No, niente, è gastrite seborroica, ogni tanto viene. Mi dispiace. È 3D, è tutto a 3D. Levete i occhiali, leveli, leveli. l'ho già eh. detto dieci volte, qua fuori è già a 3D, è già fatto effetto, Se ti metti diventa 6D, è troppo, ti fa male, non lo capisci da solo? Quanti anni ha? 15? Eh, a occhio sì, 14-15. Come? Non lo sa con precisione? Sì, è del 90... qualcosa. Poi sai, è un ragazzo difficile, è disadagiato, quindi è disadagiato. non è che è preciso. Scusi, non ho capito, ma che problemi ha esattamente? Il bambino purtroppo è nato dalla ah, Lazio, ce l'hanno già detto all'egrafia. Feto presenta caratterità laziali. È nato podalico, è uscito a gamba tesa, purtroppo è staminale. Staminale? Sono antropofichi, si mozzicano la testa fra di loro come i zumbi. il dottore cercava di rimetterlo dentro, ma lei si è opposta. Io in tutti questi anni ho adoperato me stesso cercando di seguirlo, di stargli dietro. Ma puzza come una fogna. Ah. Senta, raccontiamo brevemente la sua storia. Lei si è separato da sua moglie... Per perché era consensuale con uno. No, aspetti. Lei ha fatto una separazione consensuale e il motivo è che sua moglie aveva un'altra relazione. È uguale, vuoi che mi fanno roba? Sì no. Guarda che a me non me ne frega niente. Eh? Mi dispiace solo il modo che è successo, a sotterfuga, la sotterfuga, la cattiveria, quelle frasi brutte su tutti che non merita. Che andava lasciato fuori da questa vicenda. Ah, ma Senti, ma, mi metti, da, mi non ho capito che ha detto il bagno. Poi chiaramente mia moglie si è messa con questo, che è un ricco, e Facoltoso? Tutto facoltoso. questo gli ha pagato l'avvocato più bravo. Capire? Io non ci ho mai avuto la lia. E il prete ci ha sposato su Skype. Ah, ma che fai, papà? Eh, Abbandono dello e coniugati, eh. Senta, e oggi se ho capito bene il bambino è in affidamento alla madre e quando stai invece con lei? Sabati e domenichi. E dove dorme? Non dove, ma quando? A papà! A papà! Guarda che ho trovato! Guardi che c'è il bambino. Luco, ti ho detto mille volte di non raccogliere i cotolette da per terra. Eh. Buttala, buttala. Luco, papà sta parlando qui televisioni adesso, eh? Quindi sei buono, stai decomposto, fai le cose a comportamento, eh? E' chiaro? sto piuttosto chiedendo? Stai passando il segnalino, eh? Non mi fare inguetare eh? Ma scherzava, eh! Sto passando veramente il segnalino! Eh? Er cane! Ma non è un cane quello, è un gatto, non lo vedi che un gatto? Senta, sempre così, tutto cane per lui. Da piccolo lo portavamo a fattoria per far vedere gli animali. Vedi amore, la mucca, vedi amore, il cavallo! Er cani, er cane! Ma la colpa non è la sua. Che monno gli abbiamo ereditato sì questi ragazzi? Un monno a misura da Lazio. E va! Quindi lei oggi vive con la pensione di sua madre? Per forza. E sua madre è d'accordo? Per niente. E allora come fa? A scippo. La scippa? So quando vai ai posti. Ho la motorella. E lei è disoccupato, non fa proprio niente? Lavoretti, di tanto. Per fortuna ho un amico che lavora a sette. Gli faccio <ride> palinsesso. Ah, quindi è lei quello che fa i palinsesti della sette. Rotondo un po', ma niente di che. Eccala, eh, Scusa, eh, oh. te la vuole. Prego, prego, faccia. Oh, dimmi. Ancora, te ho già detto lo schema, oh. Manna Geppi Cucchiai da Bignardini e sposta Lili Cupe sulla fascia. Mm. Lili Cupe. Sposta la prima serata alle dieci e mezza, così beccamo quando l'arte eh. sgancia, Cattelener lo metti il sabato sera contro i balli perché non può ballare? Perché non può ballare a Scusate un attimo occupato. Cosa quanto ha fatto? Di scei, ma quanto ha fatto? Due e mezzo e che ha la pressione dei gomme. Ma non lo paga, ma non lo paga. questa è un'area di di commerciale, te un messaggio a commerciare. Senti, ispettore Barabba, mm. Formighi comandato. Formigli, la ah, gente si addorme, inchieste più brevi capito? Onorevole che fino hanno fatti fatto i sordi, mi sono io, fine, domanda e risposta, chiumo capito? Pure sono stata, più breve, sono stata. Ah, SOS, dai, sì, l'avevo visto i puntini, ma mi credevo che erano solo di ortografia, vabbè, pure SOS, data, più breve capito? Ah, ragazzi, mo, sono cazzi tua, guarda che ho chiamato, anano, sono rifate e spacco di mano fine, chiumo capito? Vabbè, vabbè. Sì, molto passo. A Lugo, c'è star Canaro! Bella Canaro! Oh! E è fatto portare la mia figlia, si è fatto portare Ma che lingua parlano? No, no. Senta, e invece a scuola come va? Immagino che la scuola non le sia di grande aiuto perché non hanno neanche la carta igienica. Tanto lui non ne fa dopo. Come non ne fa dopo? Anzi, mi ha ricordato che devo pure cambiare il pannolone. Ma come? All'età sua non ha ancora imparato a andare in bagno? Sì, sì, ha imparato, ha imparato. Lui va? Ah, senti, lei lo aiuta un po' a fare i compiti. Sì, anche se è bene che si impara a fare di solo. Certo. Però che cosa vuola per me? È anche un'occasione di rinfrescare tante cose di memoria. Puniche, Robespierre, modi del 41, 41. Elisabetta de Francia, di Francia, e il Trilatero. Per me è come un rifrescare proprio di memoria. Ma non sa niente! Niente! Ma che sa... Amore, non è che papà sa niente, è che dopo tanti anni certe cose ti passano di mente, uno scordi, capito? No, papà non sa leggi! Guarda solo le figure! Amore, non è che papà sa leggi, è che dopo tanti anni le letterine si confondono. F'n a ricordare di Ah, oh, e va a giocare, no? Vedi che c'è stanno i piccioni laggiù. E cane! È un entusiasta da vita, non ha capito che non è reciproco. Certo. La cosa purtroppo e che non ho neanche la certezza che sia mio figlio. E che ne sapevo da quanto andava avanti a Sotterfuga con questo. La relazione che aveva sua moglie, dice? Magari da pure prima dovevo sposarli. Magari però... il bambino è di lui. Beh, però direi che le somiglia parecchio a lei, insomma, no? E beh, che vuol dire? Potrebbe essere un trucco. Potrebbe essere fatto, somigliato apposta. Così Come? poi mi scaricavano le spese a me. Potrebbe essere un trucco fatto apposta. Potrebbe essere truccato. Come truccato? Eh, cioè... Quando c'è i soldi puoi fare quello che ti pare. Vuoi che non si può pagare la plastica nazionale? Io gli voglio bene al bambino, ma potrebbe essere trucco pure questo. Potrebbero avermi plagiato a livello di mentale. Mi ci hai pensato? Eh? Come? Come? Uno regge e l'altro plagia, signore. Beh, insomma... Ma vedi, io gli voglio bene al bambino e continuerò a badarlo finché non muore di vecchiaia. Luco? Sì, signora, signore. E lazio non mi importa do, se. Solo per te questo canto sincero. Cuore, coraggio, uniti ah, davvero. Si sente male di nuovo. È brutto se cera se. E se credi nel sogno, ah, poi tutto può essere... Bola! Aquila bianca! Ah, fuggi ad esempio! Di fedeltà! Arthur! che quella colomba che solo a Pasqua si può mangiare eh. Lazio tu, c'è stata noi, una fiamma ardere del cuore, bianco eh sì, gelassè nella, nella mia, mia anima, è sacco, Lazio, è un'altra del Lazio, qua, Lazio, è un'altra, è un'altra, è un'altra, lazio 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 vi Ve l'avevo detto o no, che era un caso drammatico? Gola! Oh, non ce l'hai lo stesso scopo. Sex. Come trascorrere gli ultimi giorni? Che ci restano Sex. prima che l'Eurocrolli e tutto sia finito. Sky fa un'inchiesta sugli italiani che hanno deciso di passarli provando per la prima volta tutte le stranezze e le trasgressioni del sesso. Ma qualcuno prima gliele ha spiegate! Che cosa ne dite di fare? Uno scambio di coppia? L'idea non mi dispiace! Italian Sex Final Desperation. A casa vostra, su Sky. Renzo Bossi non si chiamerebbe davvero così. Il nome Renzo sarebbe stato acquistato al mercato nero di Bucarest. Aspetta, aspetta, che c'è un altro spot, e poi andiamo in onda noi. Ho capito, avvertimi però. Eh, ma tu parti da solo. Pubblicità. Fiat presenta una macchina. Sedili per davanti e per di dietro. Finestrini abbassabili a piacere. Più benzina ci metti, e più lontano vai. Le marce a seconda del traffico. Vetro davanti trasparente, motore a duplice stato acceso o spento, volante perfettamente girevole, sportelli apribili sia da dentro che da fuori grazie alla doppia maniglia, luci per la sera, rotelle in gomma per non sentire i bozzi, i pedali per i piedi. Questa è una macchina, una macchina, nei migliori concessionari qualsiasi. Mi sa che Marchione non si cura più tanto del mercato italiano, eh? E eh, mi sa. Come dicevamo, la destra che c'era prima, che era folcloristica e tirava a campare con slogan e pagliacciate varie, è stata spiazzata dall'arrivo di una destra vera, moderna, europea e spietata che, come Clint Eastwood, parla poco e spara molto. Non avendo più niente da fare, sono tornati al vecchio sport di sempre, e cioè prendersela con gli omosessuali, insultarli, negarli i diritti, eccetera. Mentre Obama legalizza i matrimoni gay. Personaggi come Romano Larussa, Berlusconi, Alfano, Sgarbi, il leghista Leoni e altri trovano il tempo di dichiarare che i gay sono persone malate. Anche Gasparri ha dichiarato che i gay sono tutti malati e che ha dovuto passare la serata in casa da solo. Ma il più accanito di tutti è senz'altro Giovanardi. Onorevole Giovanardi, lei ha dichiarato recentemente che un bacio dato tra omosessuali è una... Guarda che non c'è Giovanardi. Ha chiamato e ha detto che non poteva più venire. Ah, e questo allora chi è? Quello serve per il pezzo dopo. Ah, perché dopo ogni scaletta c'ho scritto didascalia, eccola. Mettiti a quattro zampe, schiavo. <coughs> Mettete tu a quattro zampe, schiavo! Come osi dire schiava alla tua padrona? Schiavo! Eh, come osi dire come osi al tuo padrone poi? Beh, schiava! Mettiti questo! Mettete tu questo! Oh, verrai punito per questo! A quattro zampe! Tu, a quattro zampe, tu verrai punito! Non sai al tuo padrone poi? Figuriamoci! Ma figuriamoci! Tu verrai punito! Battete a quattro! Tu a quattro! Metti questo! No, tu metti questo! Ti frusto! ma tu in testa! Metti questo! No, io no. Tu lo metti! È uno scandalo è qui! È una troppa da matti, guarda! C'è gente in giro incredibile! Ma scusa, ma questo non dovevamo tagliarlo, è un doppio con quello delle coppie di prima. Hai detto di sì, poi hai detto di no, io non ho capito. Vabbè, comunque, quello che volevo dire a Giovanardi, adesso poi è andato via. Non è venuto eh, non Giovanardi, è venuto. Non, è non è venuto! venuto. Prima ancora di condannare la stupidità di queste aggressioni, è che sul mondo dei gay e degli omosessuali c'è innanzitutto molta confusione. Tendiamo a sovrapporre questi due vocaboli come se fossero sinonimi, ma non lo sono. Una ricerca scientifica ha dimostrato che non tutti i gay sono omosessuali e di questi un finocchio è su due e l'altro è gay, cioè gli piacciono sia i gay che gli omosessuali. Chi dice frocio con grevità, pensando di offendere, in realtà offende solo la sua intelligenza, perché alcuni froci non sono gay, altri lo sono, ma non per questo sono omosessuali. E dunque il termine frocio, finocchio, ricchione, non denota nulla, se non l'ignoranza di chi lo usa, il quale, per offendere veramente, deve sperare che tra molti gay qualche omosessuale sia un invertito. La qualcosa è però molto più rara di quel che si crede. Guarda, che sono tutti sinonimi. Ah. Ma sei sicuro che significano proprio esattamente, esattamente la stessa, la stessa cosa. cosa? Vabbè, comunque il senso del discorso resta. Direi proprio di no. Insomma, quello che volevo dire è che insultare gli omosessuali, oltre a denotare inciviltà e ignoranza, è una cosa fuori dal tempo. Perché oggi gli omosessuali, per fortuna, non si vergognano più, escono allo scoperto, dilagano in televisione, sono uniti, sono orgogliosi, hanno il pride. Quindi, teoricamente, se uno volesse proprio offenderli, oggi dovrebbe fare esattamente il contrario. Ciao, allora io sono Mario, ma in arte sono Gladys e, e sono omosessuale. E, um, io ho fatto tante cose, ho partecipato a tante trasmissioni televisive, uh, ho fatto un po' di chiambretti. E che cosa ho fatto? Ho fatto tante cose, tante, eh, tante un po' di radio, un po' di burlesque. E, um, allora io so <ride> danzare, so ballare, Change. so fare tante cose. E, um, okay. Ah, parlo molto bene anche in inglese. Hey boys, Gladys is back! Senti scusa non so se con chi ha parlato la tua agenzia ma c'è un equivoco non stiamo cercando un attore che fa l'omosessuale ci serve un omosessuale vero capito? Sì, scusaci l'ho già detto dai sono veramente omosessuale no forse non hai capito non ci serve un attore che fa il gay ci serve un gay autentico no, vero, non grazie. è una commedia scusa. è un talk show dal vivo e ci serve gente vera ok Lo, ho capito io sono veramente omosessuale se non, sì, so però, se, se, se non so se ti hanno detto se hai capito male ti hanno detto male oppure ci stai provando se ci stai provando Provando, non c'è niente di male comunque a noi non ci servono attori va sì, bene? Beh, non è colpa sua su questi da redazione fanno un cassino sì. che siete a scusa pronto eh. sveglia e eh, allora io sono veramente omosessuale senti, eh. posso dire una cosa eh. lo fai pure male non sono così gay sì. ma è eh. possibile sì. Uno, nel 2012 sì. ancora fai gay così sì. non si vestono così i gay tutti no, sono buono pure io fai il gay così io faccio ecco sono gay mi chiamo gay, e eh sei sì, bravo su tutti per favore così siamo buoni tu. veramente senti guarda tu ci hai provato, hai visto tutte queste belle ballerine e ci hai provato. Guarda, ti capisco perché piacciono anche a me. Mi stai pure simpatico, però non è cosa. Eh. Guarda, se spunta qualcos'altro, ti sì. chiamiamo. Adesso sei Gentile, no. noi stamattina dobbiamo trovare sto gay. Anzi, fammi un piacere. Quando vai fuori lo dici pure agli altri: non ci servono attori, eh. ci serve un omosessuale vero. Ma io non gli dico niente fuori. Io sono un omosessuale. Io sono quello che cercate. Andiamo. No, no, torna a casa tua moglie. Dai. Cioè, rivolta i vestiti, che gli rispondi? Ma eh. quale moglie? Io sono una drag queen. Insomma, io vado alla mucca assassina. Ma eh, capirà, ci vanno tutti. Piano di figa così. Sì, eh. No, 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 io questo non lo posso accettare. Insomma, io posso capire se mi dicevate che ne so, sì, guarda, tu non sai ballare, ok? Anche se non è vero, Va bene, però che ne so, mi poteva dire pure che, 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 che non sono ancora pronto per fare il protagonista. Va bene, va bene, ma questa è la mia identità, è la mia vita! Occhio, a questo mena. Eh. No, che mena? Io non ti ho detto niente. Sarai un attore, bravi, io ho detto... Sarai un attore bravissimo, ma per me, per me, il gay non lo sai fare. Ma io non faccio l'attore, io sono omosessuale. Come non mi hai detto te, faccio teatro, faccio. Manco, manco un attore, sei? Sì, sì, faccio eh. l'attore. Sono un attore, ma sono anche omosessuale. Ah, tu mi vuoi far credere che sei un attore omosessuale che fa finta di essere un attore, che fa finta di essere... E che bisogno c'è? Non c'ha senso, lo capisci? Io non faccio l'attore, io sono omosessuale! Si contraddice, si contraddice ancora. Oh, fai pace con te stesso, eh. Eh, sei sì, bravo no, su. Non, non posso accettare questo. Se proprio volete saperlo, mio padre quando avevo 16 anni mi ha cacciato di casa. Mia madre non mi parla da oh, 12 anni. Oh no, mio padre mi ha cacciato sì. di casa. No, ma è proprio lo stereotipo, il che cliché. Posso? Ma ti prego, ma proprio hai studiato col metodo Strasberg. Proprio. Cioè, domani devo fare il progetto omosessuale, che gli dico? Mio padre mi ha cacciato di casa, ci ha pensato tutta la notte. Che cioè, ti sei sforzato proprio. eh? Hai fatto sto sforzo proprio. Senti, piuttosto sì. sta Roma, come eh. la vedi? Ma che me ne importa, non mi interessa la Roma a me. Ma infatti quest'anno non si poteva guardare. Eh. Non si può guardare. Cioè, se fosse soltanto il primo tempo sarebbe Scudetto sicuro, perché il primo tempo sempre a palla, al secondo si smosciano. Un'altra squadra. Un'altra squadra. Un'altra squadra, un squadra completa. Me non me non mi importa niente del calcio! Uffa! Io faccio danza, faccio provocazioni teatrali con la mia ironia. Giù con le mani, non fare così con le manine. Tutti quelli che fanno il sì. gay, o fa... come lo fa il gay così? Aspetta, aspetta, chi so? Chi so? È un omosessuale, fa così con le <ride> mani. E così siamo buoni tutti. Dai, dai, dai. Così so buono dai, pure io. Eh. È incredibile, eh, c'è ancora chi li vede così. Ma manco al bagaglino fanno così, guarda. Non cammina così un omosessuale. Non esce così da uno sketch un omosessuale. Allora come com'è andata? Tu lasciami stare! Tu sei peggio di loro! In quest'epoca di spietato cinismo abbiamo disperatamente bisogno del conforto della religione. Almeno io. Ci serve aiuto spirituale, anche perché ci dicono che presto saremo fuori dalla crisi e siamo curiosissimi di sapere cosa c'è oltre. Ma la Chiesa purtroppo se la passa male tra intrighi e veleni, le lettere del Papa finiscono sui giornali, alcuni prelati sono stati indagati per il caso Orlandi, però noi ne abbiamo bisogno davvero, proprio adesso e proprio qui, all'ippocampo. E abbiamo questa sera il grande onore di avere come ospite qualcuno che ne capisce e ne sa tanto. Monsignor Pizzarro, grazie per essere venuto. Buonasera. Monsignore, la Chiesa sta attraversando un brutto periodo in cui non è facile diffondere il messaggio evangelico. A me mo' lo dici? Io andrei a far missionare in Africa se non fosse piena di negri. Ecco, cominciamo con l'attacco di Celentano a Venire. Eh, dice che è diventato troppo mondano e non parla più del Paradiso. E se sbaglia perché con due euro in più ci stavano inserto tutto a colori. E poi c'è la politica, già con Berlusconi l'influenza della Chiesa era pesante, adesso poi vi siete scatenati, Tropus Dei, Comunione e Liberazione, Università Cattoliche, sono tutti i vostri, Monti, Pass, Ravari, Ornaghi, Balduzzi, Riccardi, La Fornero, Giarda. E eh, mamma mia, sta a fare sembrare un complotto. Diciamo più semplicemente che dove c'è Stambuco noi se infiliamo. Sì, certo, però malgrado questo c'è di mezzo questa faccenda dello IOR. La magistratura italiana vi ha sequestrato 23 milioni di euro per trasferimenti sospetti di denaro e voi siete stati costretti a far firmare al Papa una normativa antiriciclaggio per uscire dalla lista Nera. E per forza, se no ogni volta che passavano soldi per l'Italia questi ci bloccavano. Ma lo sai quante volte andava a fare un prelevo al banco ma te non ci stavano più i soldi? Ma poi la preoccupazione nostra vera è che questi si mettevano a cercare nell'anno prima. Capirai se mi mettono a guardare una roba di Marcinkus, Carver, Banco Ambrosiano, mamma mia! E invece come abbiamo fregato? Abbiamo fatto, gli abbiamo detto, ora la norma c'è, contenti? Arridateci i soldi. E poi gli abbiamo detto, a proposito, la norma non è retroattiva, così sul ci mettiamo una bella pietra sopra e abbiamo risolto due problemi con un pezzetto di carta. Alla faccia della trasparenza. Ah, oh, la trasparenza. Ma che volete? Abbiamo fatto pure aprire la tomba di De Petis. Ma te non sei il giorno prima la fatica per togliere tutta la roba che c'era? E mo quando hanno finito tocca c'è la doppia fatica. Ho capito. E poi avete anche altri problemi. Per esempio c'è questa misteriosa lettera che parla di un imminente attentato al Papa. Aspetta, non ti seguo più. Mo che c'entra? Come che c'entra? È una cosa grave, no? Ma che c'entra questo? Stavamo a parlare di cose serie, dei sordi, improvvisamente ne esci con questa cosa. Cioè, la lettera di minaccia al Papa non è una cosa seria? La lettera sul Papa l'ho scritta io. L'ha scritta lei? Beh, perché? Posso scrivere una lettera? Ma come? Scusa, non facciamo confusione che poi la gente a casa non capisce. Un conto sono le cose serie, va bene, l'affari, gli immobili, l'otto per mille, i sordi, tanti i sordi che poi sono i vostri, no? E incontra la parte dello spettacolo, la trama, l'attoria e il corpo di scena. Che spettacolo, scusi? Mando Ma vivi, lo spettacolo nostro, i preti, i cardinali, le guardie svizzere che poi sono tutte comparse, tutto sta baradamma che peraltro mo' con sta crisi ci costa il doppio. Lei ne parla come se fosse una specie di fiction? Beh sì, chiamala come te pare, una serie, una fiction. Qualcuno da noi dice che è un reality, ma io non sono d'accordo perché del reality non c'è proprio niente, è tutto scritto: dialoghi, personaggi, il conflitto fra i cardinali, tutto scritto bene. Come una serie tv? Sì, tipo, con tutti sti intrighi, no? Bertone contro Bagnasco, la CEI contro la Segreteria di Stato. A voi vi piacciono questi intrighi, no? E noi ci siamo messi. Comunque Bertone esce forte alla terza stagione da anticipo alla terza stagione, ma quindi è sempre stato così? Beh no, prima era un altro tipo di format, prima c'era la domenica, la finestra che si apre, due colombe che passano, una volta ci bastava questo, la gente veniva sotto, gli parlavi 4-5 lingue, rincoglionivi, battevano le mani, all'una avevamo finito, andavamo a vedere a Roma, poi chiaramente i tempi cambiano, il pubblico ha cominciato a stufasse. Cioè, di la verità, sta cosa di questo che si affaccia alla finestra hanno visto almeno un milione di volte. Questo poi non è buono. E il gusto del pubblico cambia, non ci veniva più nessuno. Von azione, von sangue, von turbido, tipo i Borgia, capito? E quindi la lettera sul Papa l'ha scritta lei? Sì, che poi io sarei story editor, eh. Per ogni tanto mi tocca pure mettere mani mano le sceneggiature, i dialoghi. A proposito, quando avevamo detto che doveva morire il pupazzo? Eh, mi sembra nel novembre 2012. Quindi noi avevamo un arco narrativo di cinque mesi. A metà mi me devo ricordare questa lettera, se no la gente se la scorda. Anzi è meglio che gliene faccio trovare una nuova. Comunque a fine della seconda stagione qualcuno deve morire. Mi dispiace, ma qualcuno deve morire. E poi al finale c'è un botto, un botto vero. Come scusi, al alla fine della seconda stagione? E beh, da quando sono entrato nella produzione americani, funziona così, nel corpo di scena. Allora l'arco narrativo della seconda è tutto su sta lettera, no? Non lo so chi muore, ma qualcuno deve morire. Che poi ti dispiace perché uno poi si affeziona ai personaggi, ognuno ha i suoi. Joseph è quello svagato che incapisce in cazzo e tutti i suoi li come un carzino. Oltre il giardino, chiamo io, no? Quell'altro invece è un fiore una mignotta. Però onestamente noi puntiamo tutto su Georg. Georg Sfun. Lei dice Monsignor Georg, il segretario di Ratzinger? Buca video! Anzi, dobbiamo stare attenti a non farselo soffiare da un'altra produzione. Ma sai che l'anno scorso per poco non se lo sul trono delle spade. Comunque al finale della seconda c'è un botto. Come un botto? Ma secondo te, a butto là! Ma se famo saltare per aria San Pietro! PEMM! Tanto, noi comunque dall'anno prossimo andiamo a girare tutto in Bulgaria, che costa la metà. Poi la cappella Sistina la famo tutta in 3D. Te non sai che fanno questi oggi con questi computer? Vi è meglio di quella vera! Senta, ma se è tutto finto, tutto scritto, se è una fiction, che cosa resta degli insegnamenti di Cristo? Scherzi, quella per noi è la Bibbia! Che comunque è morto per i nostri peccati. Dici? Secondo me a botta vera è stata ferita al costato. No, nel senso, voglio dire, se fate finta, se la vedete com come uno spettacolo, se tutti recitate. E allora? È come vede un film e dire ma questo non è una spiavera, è un attore, ho visto pure da un'altra parte. E allora non devo più a andare al cinema. Ma allora dovevamo fermarsi ai fratelli Lumière. Arriva un treno, c'èvi addosso, scappiamo. Poi vedevi che il treno non usciva dallo schermo e dovevamo dire ma che cazzata sto cinema, non ci vengo più! E poi allora che famo? Che altro ci mettiamo? Ma tenemoseli, sti vestitini, sti cappellini, sti ceri, questi crocifissi. Poi, oh, è tutta gente che lavora, eh. Che è questo cinismo? Io dico sempre, attenzione a non buttare via il bambino con tutta l'acqua. Può essere ancora buona per la pasta. Ho capito, ma se è tutta una finzione, lei che cosa mi sta dicendo? Che, che i preti, i cardinali, i vescovi sono tutti atei? No, che ne so. Questo è quello che gli insegniamo noi nella formazione. Poi non so se qualcuno ci si appassiona o sai poi com'è. A furia di ripetere tutti i giorni le stesse cose, c'è sempre qualcuno che finisce per crederci veramente. Ma sono scelte individuali, eh. Io non mi permetterei mai. Se ci vuoi credere, credici. Non ha mai che poi dite che noi non diamo libertà di culto. Ho capito, ma, ma lei invece, per esempio? Io? O sai come vedo io, Dio? Un grosso problema per la privacy. Scherzo. No, infatti poi ci sono pure i problemi morali, gli scandali, la pedofilia, i privilegi, la truffa dell'otto per mille, il San Raffaele. Ma lei per esempio non teme la punizione di Dio? Ma che te devo dire? Finché stavamo al Medioevo, finché stavamo ancora col sistema tolemaico, ci potevi pure credere alla punizione di Dio. C'era solo la terra, il sole, tre pianetini e stelle hanno dei buchetti su un telo nero per far passare la luce. L'universo era tutto lì, era l'unico giocarello che c'aveva e allora magari ci potevi credere che lui si poteva divertire a spiaggia, a fare purci, a guardare dal buco della serratura, mangiare la gente all'inferno. Ma oggi, ammesso pure che esiste, no? Che io poi so' di mentalità aperta, ma ti hai vista la roba che c'è là fuori? Miliardi e miliardi di galassie, miliardi di de stelle, dei pianeti, Buchi neri, quasar, pulsar, oceani di materia oscura, dei fasci di de neutrini, di antimateria. Ma ammesso pure che esiste, no? Ma tu pensi che uno che ha fatto tutta questa roba gliene può fregare qualcosa se, su sto sercio di periferia, noi rubiamo, spariamo tra di me e moglie, se ingroppiamo fra di noi? Ma tu pensi veramente che la morale nostra può essere la questione centrale dell'universo? Non lo so, ma. Lei, per esempio, non prega mai? Oh, sai quando prego io? Quando mi perdo il portafoglio. Dico, Dio fa che sia in macchina, Dio fa che sia nella giacca. Poi mi ritrovo nei garzoni e dico, non è Dio, so io che sono deficiente. Però vedo che si tocca sempre questa croce sul petto. Questa è una chiavetta USB. Ma allora scusi, non c'è proprio niente per cui dovremmo ringraziare Dio? Ma certo che c'è! A musica! E allora? E allora... Thank you for the music! The songs I'm singing Thanks for all the joy they're bringing Who can live without it? I ask in all honesty What would life be Without a song or a dance, what are we? So I say thank you for the music, forgive it to me. So I say thank you for the music, forgive it to me. Nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before, but I have a talent, a wonderful thing. Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud so loud. Della crisi. Noi lottiamo quotidianamente per combattere il crimine. Almeno. Adesso basta. Non compro più niente di camminare. Come siamo qui papà, Non mi fai il cuore. Mi dà torno a fare la parte della sua spalla. Perché mi guardi così? Quando c'è la sensibilità. Già vedi, cosa da rompere. Più a un po'

Stagionate con il piacere. Non ha detto niente, niente. Chissà <ride> che ha che lo può fare, ha qua Hai ragione, caro. lo Sai chi ci sta facendo? Una... Oh, che cazzo è? Dove Grazie. <susurra>